Il circuito di Chignolo Po ha rappresentato un ottimo collaudo per i professionisti azzurri prima della loro partenza alla Volta dell'Olanda. È stata una gara aspra e condotta a ritmo piuttosto sostenuto sin dalla partenza del nutrito plotone, nel quale figuravano alcuni fra i nomi più popolari del nostro ciclismo. Ecco in azione Fausto Coppi con Michele Gismondi. Il vero protagonista della gara è stato comunque Ercole Baldini, che ha sempre controllato la situazione, praticamente senza fatica. All'ottavo giro, fuga di Pellegrini, Gismondi, Baffi, Mora e Chiti, che riescono a prendere più di un minuto al gruppo. Il quintetto mantiene il distacco per quasi mezza gara. Il plotone tirato a turno da Baldini, Coppi e Nencini si getta all'inseguimento. E al 23° giro, dopo che Coppi si è ritirato, i fuggitivi vengono ripresi. Nasce subito una nuova fuga ad opera di Baldini, alla cui ruota si mettono Oreste Magni, Moser, Gismondi e Cazianca. Non c'è più nulla da fare. Nonostante gli sforzi del resto del gruppo, il quintetto è irraggiungibile. Nella volata finale, Ercole Baldini parte da lontano e regola tutti con agile facilità. Sicché la folla, per la verità piuttosto indisciplinata e scorretta, non esita a tributare al ritrovato campione gli onori del trionfo. Alla piscina del Lido di Albaro di Genova si sono svolti nei giorni scorsi i campionati italiani di nuoto. Ecco alcuni aspetti della 400 stile libero maschile, vinta da Galletti, della Fiorenzia, in 4 primi, 44 secondi e 8 decimi. Nei 200 stile libero, vittoria dell'Unione Sportiva Triestina. Bruno Bianchi si è affermato col tempo di 2 primi, 14 secondi e 6 decimi. Il campione sul podio dei vincitori. In campo femminile, bella rivincita sui 400 stile libero di Sandra Valle dell'Associazione Sportiva Roma, che con i suoi 5:22.4, tempo di soli 3 secondi al di sotto del limite nazionale, ha realizzato comunque il nuovo primato in questi campionati. La pista è in terra battuta dello stadio di Hertogenbosch in Olanda. 16 motociclisti provenienti da 8 nazioni diverse hanno gareggiato per la conquista dell'elmetto d'oro. Favorito d'obbligo il campione tedesco Holmeister, specialista in questo genere di competizioni. Il vertiginoso carosello, ricco di spunti emozionanti e di sbandate spettacolari, ha tenuto testa fino alla fine l'attenzione degli spettatori. Dopo 20 batterie di 4 corridori ciascuna, Holmeister e lo svedese Nilsson capeggiano alla pari la classifica. Ed eccoci alla combattutissima prova finale. I due avversari si attaccano a fondo, ma Holmeister pare avere la meglio. Nilsson tuttavia non si arrende e con uno sprint improvviso riesce a sorprendere l'avversario proprio sull'ultima curva. Ancora pochi metri, ce l'ha fatta. Così, dopo avere capovolto ogni pronostico, lo svedese si aggiudica meritatamente del resto il prezioso e ambito trofeo.